perseguitato dalla magistratura. Sì, e si però vede, dopo si vede che mesi... dovete chiederlo a lui, perché, perché io la penso come la pensava anche lui a maggio. Se lui ha cambiato idea, dovete chiederlo a lui, mica. È un vostro esponente politico. Dovete sempre chiederlo a lui, perché io le opinioni che avevo a maggio sono le stesse che ho oggi. E lui ha cambiato idea, dovete chiederlo a lui. Può essere che leggendo la legge si è accorto, come si sono accorti i tribunali di TAR, Consiglio di Stato e giudici, che è applicabile, così come è applicabile a Berlusconi. E infatti viene applicato, però allora le dico che un domani, per esempio, si può stabilire una legge retroattiva. Che avete votato voi. Una legge retroattiva che, per esempio, un giornalista che abbia ricevuto una condanna per diffamazione non sia più degno di fare il giornalista, per cui si trova senza lavoro, per carità. Non stiamo parlando di frode fiscale, 350 milioni di euro sottratti all'erario. Io le dico che può capitare di essere condannati, però la legge nei paesi civili, e cioè tutti anche nella storia, tranne la Germania nazista e la Russia di Stalin, vietano l'applicazione retroattiva delle leggi. Però voi non ve ne eravate accorti quando l'hanno applicata i consiglieri comunali e regionali. Cosa potevo fare io? Io non ero, ripeto, retroattività, ma neanche l'avete posta quando è stata approvata la legge. Certo, perché quello che abbiamo approvato noi non comprendeva nessuna retroattività. Adesso quello che abbiamo approvato noi non comprendeva la retroattività. È il ministro Severino, o chi per lei, che ha scritto una norma diversa dalla norma che è stata approvata in